Cari amici, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la web serie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili, del mondo del calcio. Aggiungiamo un nuovo capitolo alla nostra saga dedicata a quegli stranieri che non sono riusciti ad adattarsi al meglio alla realtà del massimo campionato italiano. Calciatori a volte accompagnati da grandi aspettative, in altri casi chiamati a rappresentare vere e proprie scommesse che non sono andate a buon fine. Meteore e bidoni della Serie A, parte 15. Stranieri tra flop, stranezze e curiosità. Carlon Moura Sousa, detto Foquinha. La palla sollevata con maestria è posata delicatamente sulla testa, poi via in una corsa sfrenata, con lo sguardo diviso tra il pallone e il campo. Se c'è un nome che riecheggia nel mondo del calcio per la sua eccentricità, è quello di Carlon Moura Sousa, noto come Foquinha per il suo celebre dribbling della foca. Certo, alzare il pallone con la testa non era una novità assoluta. Già Marco Nappi lo faceva anni prima. Ma quando è apparso Carlon, il clamore è stato diverso nell'era di YouTube, dei social network emergenti, dove il calcio diventava spettacolo. Il dribbling della foca diventa virale e il personaggio di Foquinha si consolida, trasferendosi dal Brasile all'Europa, persino all'Inter. Ma la sua ascesa è seguita da una rapida decadenza, costretto a ritirarsi dal calcio a soli 29 anni, vittima di una serie di infortuni. Nel 2008 l'Inter, già rinforzata con Quaresma, decide di scommettere su di lui, affiancando il giovane brasiliano al Chievo per un anno. Purtroppo, pochi mesi dopo, si infortuna al crociato, avviando un lungo calvario di problemi fisici che comprometteranno la sua carriera. Con solo 4 partite disputate con il Chievo, il suo percorso in Serie A è stato breve. L'Inter lo osserva solo da lontano, vittima della concorrenza, nella squadra guidata da José Mourinho. Gli infortuni si susseguono, un altro crociato rotto nel 2009, seguito da un intervento alla caviglia nel 2010. Carlon passa dall'Ajax senza mai giocare in prima squadra, al ritorno in Brasile, per giocare col Paraná. Un'ascesa e una caduta a fulmine, un ritorno doloroso alla realtà. Bruno Fornaroli. Bruno Fornaroli, uruguaggio nato nella stessa città e nello stesso anno di Edinson Cavani, ha condiviso alcune stagioni al Nacional de Montevideo con Luis Suarez. Questa vicinanza gli ha permesso di conoscere profondamente due dei più grandi attaccanti nella storia del calcio uruguaiano. Inizialmente tra i tre sembrava essere lui il predestinato al successo. Nonostante sia stato l'ultimo dei tre a fare il grande salto in Europa, quando l'ha fatto era un giocatore molto ambito, con 14 gol in 28 partite di campionato al Nacional, il suo nome comincia ad attirare l'interesse di importanti club europei. La Sampdoria nell'estate del 2008 spende circa 3 milioni di euro per assicurarsi il gioiello uruguaiano, con l'aggiunta del 50% delle entrate di una futura vendita. A Genova si sognano grandi cose, in molti non vedono l'ora di vedere in campo la coppia Cassano-Fornaroli. Tuttavia per Walter Mazzarri il giovane non è ancora pronto per il calcio di quel livello, quindi spesso trascorre le domeniche in panchina, deludendo i tifosi della Sampdoria che vorrebbero vederlo di più. Presto Fornaroli viene ceduto in prestito al San Lorenzo nel febbraio 2009, dopo soli 69 minuti di Serie A. Tornato alla Sampdoria, trova poco spazio e viene spesso relegato nella squadra primavera. Dopo un breve ritorno al Nacional nel gennaio 2011, Fornaroli torna alla Sampdoria per l'ultima parte della sua esperienza italiana. In Serie B ha più opportunità di giocare, ma non riesce mai a segnare in 11 presenze. Il giocatore che un tempo era paragonato a Pippo Inzaghi, il talento che era nel mirino del Real Madrid e che in patria veniva preferito persino a Luis Suarez, lascia l'Italia senza mai aver segnato in campionato. Vladislav Smuda. Nel 1982 il Verona, appena tornato in Serie A, riesce a mettere le mani su una vera e propria colonna del calcio dell'Est, uno dei giocatori che all'epoca erano accompagnati da un fascino particolare, vista la difficoltà nel varcare i confini. Ma dopo il Mondiale spagnolo, Vladislav Smuda si è messo in tasca con la Polonia la seconda medaglia di bronzo iridata dopo quella del 1974 e in tempi di Solidarnosc può approdare in Italia, in un campionato dalle mille stelle, comprese quelle della Polonia 1974.
1982. Smuda lascia la Polonia per giocare nel Verona, mentre il suo compagno Boniek si trasferisce alla Juventus. Tuttavia l'avventura scaligera si rivela un'esperienza negativa per Smuda. Durante la prima partita amichevole subisce un infortunio al ginocchio a 28 anni. L'intervento chirurgico per risolvere il problema non va come previsto. Poi arriva ancora più sfortuna quando sembra pronto per tornare in campo. Una ferita alla testa causata da un incidente negli spogliatoi ritarda ulteriormente il suo recupero. In totale gioca solo 22 minuti in quella stagione e pochi di più nella successiva, trovandosi sempre più ai margini della squadra guidata da Bagnoli, che l'anno seguente conquisterà lo storico scudetto. Dopo una breve parentesi al Cosmos e un disguido burocratico in stile italiano, Smuda ritorna in Serie A, questa volta con la maglia della Cremonese. Trova più continuità di gioco con la squadra grigio-rossa, ma non riesce a risolvere i problemi che portano alla retrocessione in Serie B. Rimane alla Cremonese per altri 2 anni, prima di appendere gli scarpini al chiodo nel 1987 per dedicarsi alla sua più grande passione, la nazionale polacca, dove lavorerà come assistente allenatore o allenatore delle squadre giovanili. Bojan Krkić. Quasi 800 gol segnati nelle giovanili del Barcellona, l'esordio in prima squadra e 2 Champions League vinte nella rosa blaugrana, oltre a una parentela, seppur molto alla lontana, con Leo Messi, Bojan Krkić sembrava destinato ad essere una stella del firmamento del calcio. La sua presenza in campo garantiva una sentenza in zona gol, sia che sostituisse uno dei fenomeni durante l'era Rijkaard che durante quella di Guardiola. Nel 2011, tuttavia, Bojan prende una decisione sorprendente. Lascia il Barcellona per abbracciare una nuova sfida con la Roma, accolta da Luis Enrique per inaugurare un nuovo corso ispanoamericano per i giallorossi. Purtroppo le cose non vanno come sperato. Bojan si rivela più adatto a giocare negli ultimi 15 minuti di partita e dopo un anno viene ceduto. Il Milan gli offre una possibilità, ma ben presto si pente della decisione. Da lì in poi la sua carriera diventa una serie di peregrinazioni: Ajax, Stoke City, Alaves, Mainz. Gli infortuni continuano a minare la sua carriera, alternando risalite e nuove cadute, ma di quell'astro splendente che sembrava destinato a illuminare il calcio europeo resta solo un fioco lumicino. Patrick Fairford. Quello del 1991-92 sarà l'ultimo Ascoli di Costantino Rozzi in Serie A, la chiusura di un'epoca leggendaria, anche se ovviamente alla vigilia di quel campionato i tifosi bianconeri ancora non lo sanno. Nel decennio precedente i marchigiani hanno tirato fuori dal cilindro stranieri sorprendenti e nell'estate del 1991 mettono 2 miliardi su un'operazione che sembra un affare. Patrick Fairford è stabilmente nel giro della nazionale belga e dopo aver vinto campionati e coppe con l'Anderlecht ha sbattuto però in una clamorosa stagione negativa in Francia al Bordeaux, con i girondini retrocessi dopo i successi degli anni 80. I capelli biondi a spazzola di Fairford diventano iconici per i tifosi, ma il rendimento in campo è disastroso. L'Ascoli resta costantemente a fondo classifica e i tanti problemi fisici costano il posto in squadra al belga, sorpassato nelle gerarchie da Pietro Zaini. Divenne uno dei tanti miti della Jalapas Band, sempre a caccia di bidoni e meteore, per i caparbi tentativi di colpo di tacco alla Socrates, quasi mai riusciti. Come sempre, se hai nomi da suggerire per un nuovo prossimo capitolo di Meteore e Bidoni della Serie A, ti invitiamo a scriverli nei commenti e naturalmente non dimenticare di lasciare un like e soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!